Oltre 300.000 presenze con un più 15% rispetto al 2022. L'edizione 2023 del Salone del Mobile di Milano conferma il successo della rassegna meneghina dedicata all'arredo. Punto di riferimento internazionale per il settore, con una veste completamente rinnovata, l'esposizione è giunta alla sua 61esima edizione. Dopo anni di incertezza a causa della pandemia, è tornata a registrare un forte incremento di pubblico straniero, con il 65% di buyer e operatori di settore provenienti da paesi oltre confine, con la Cina in prima linea. Il Salone del Mobile di Milano è uno dei principali eventi che promuovono il design e l'arredamento italiano a livello internazionale. Proprio quest'anno l'evento ha registrato un grande successo tra i visitatori cinesi, offrendo numerose opportunità di crescita per le aziende italiane. Proprio quest'anno è stata registrata infatti un'affluenza record di visitatori provenienti dalla Cina, dimostrando l'enorme interesse del mercato cinese nei confronti del design e dell'arredamento italiano. Tale incremento è stato facilitato anche dalle recenti politiche governative dell'Italia, a favore ovviamente anche della Cina, rendendo il paese una meta ancora più attrattiva per i viaggiatori cinesi. Gli espositori italiani infatti hanno colto l'occasione per presentare i loro prodotti di lusso ai visitatori cinesi e tale evento rappresenta di fatto un'opportunità per le aziende di consolidare la loro posizione sul mercato cinese, presentando i loro prodotti ad una platea sempre più ampia di potenziali clienti. Le aziende italiane presenti al Salone del Mobile di Milano hanno quindi concentrato i loro sforzi sulla creazione di prodotti adatti anche alle esigenze dei consumatori cinesi, sviluppando prodotti di lusso di alta qualità, utilizzando ad esempio materiali pregiati e seguendo ovviamente i gusti anche di tale tipologia di consumatori. Grazie alla loro capacità di produrre dei prodotti di alta qualità e di seguire le tendenze del mercato cinese, le aziende italiane hanno avuto la possibilità di aumentare le loro esportazioni in Cina e di riuscire anche a sviluppare relazioni commerciali durature con i visitatori cinesi. Inoltre, molte aziende italiane hanno presentato prodotti esclusivi che non sono ancora disponibili sul mercato cinese, al fine proprio di attirare l'attenzione di tale target. Il successo del Salone del Mobile di Milano tra i visitatori cinesi rappresenta una conferma della forza e della competitività dell'industria dell'arredamento e del design italiano e anche internazionale.